Ma la sua morte. Si dicono molte cose della sua morte. Ho dimenticato. So che la mia decadenza sembrava infinita. Gli dèi che avevo riportato in vita mi guardavano con odio perché il mio corpo era mostruosamente deformato dalla mia sorte solare e mortale. Sebbene ogni giorno scendessi verso luoghi nei quali l'oscillazione della luce era sempre più angusta, sembrava che non dovessi mai toccare il fondo. Forse io continuavo ad emettere un poco di quella luce non dimenticata. Mi sono spesso chiesto in che modo io sia morto, poiché tra me e la mia morte c'è la parete buia degli dei restaurati. Io non posso più vedere. Sono certo di non essermi ucciso. Io ero così totalmente dalla parte della morte che uccidermi sarebbe stata una disubbidienza al mio stesso corpo. Forse venni trovato morto una mattina nel mio letto lungo e stretto, e forse svenni sul mio trono. Mi afferrai alla finta paternità di un guerriero e cessai di esistere. Molti credono che sia stato ucciso. La mia morte non mi raggiungeva mai. Può essere che i sacerdoti siano stati presi dal panico. Può essere che il mio potere nell'imminenza della morte cominciasse a crescere. Può essere che coloro che mi avevano usato come lo stilo dello scriba avessero capito che il mio compito era finito, che la mia estenuata ostinazione a non morire era pericolosa, giacché io ero pur sempre, ogni giorno di più, un morto che riluttava a morire, ad appartarsi. Può anche essere che il bisogno di uccidermi sia sorto improvvisamente per ovviare ad una qualche pericolosa condizione del cielo. E pericolosa intendo non solo per gli altri, ma per me, per la pertinenza del mio destino. In questo caso non credo di essere stato ucciso nella reggia. Fossi stato ucciso nella reggia, sarebbero trascorsi dei giorni in cui il mio cadavere sarebbe stato fuori, e nessuno era in grado di sapere che cosa sarebbe mai accaduto, come avrei esercitato la mia potenza. Pertanto suppongo che la tomba fosse stata preparata, completata di laboratori per imbalsamare il mio corpo, e che io venni ucciso nella mia tomba, così che la mia orribile potenza fosse subito tenuta sotto controllo. Se questo è vero, suppongo che tutti coloro che lavoravano sul mio corpo siano stati uccisi perché probabilmente contaminati dalla potenza solare del mio corpo. Per allettarmi e insieme minacciarmi, venni chiuso in un sarcofago d'oro, e questo in altri sarcofaghi, e questo in casse, perché io restassi lì dentro, perduto in quello splendore che solo occhi vuoti potevano decifrare. Io credo che il mio corpo, dopo la morte, non abbia mai più visto la luce del sole. I sacerdoti ne avevano paura comunque, è certo che io venni sepolto in fretta in una tomba stupenda, una tomba che doveva allettarmi a restare chiuso lì dentro per sempre. Ma 50 anni fa... Lei vuol sapere come accadde che la mia tomba venisse scoperta? Lei non crede al caso? Non so. Non è impossibile che il mio corpo avesse conservato la facoltà di inviare messaggi. Forse gli dèi nuovamente scomparsi non erano più in grado di tenermi rinchiuso. Forse volevo risorgere, diciamo. In ogni caso l'esito fu orrendo.
Perché morirono gli scopritori? I sacerdoti avevano sepolto un veleno. I sacerdoti avevano rinchiuso me. Io non so perché morirono quegli uomini dalla pelle pallida. Ma esiste una disperazione dei morti. Ed i miei nervi erano letali. Non crede che se ne possa morire? Forse fu un caso. Comunque i sarcofagi vennero rimossi uno dopo l'altro ed alla fine la mia maschera d'oro venne alla luce. Cosa accadde allora dentro di me? Mi ricordai della capitale abbandonata, del dio ucciso? Oh, fu una storia insieme angosciosa, malinconica, infantile e grottesca. Come lei sa, la mia tomba venne spalancata ed io appunto, il fragile adolescente contaminato dal sole, venni portato in un museo. La sua tomba è la meraviglia dell'Egitto. È tutto quello che sa dire. Il successore di Echnaton in un museo, e le sue bare, i sarcofagi, i giocattoli. Tutto è una meraviglia del passato. Quando alla sera si chiude quel museo, sapete per certo che cosa accade in quelle vetrine immobili? O niente di romanzesco. Ma mettiamo che un poco di energia ancora sussista negli smagriti corpi, nel mio. Questo corpo, questi oggetti che ora portate in giro per il mondo, nelle vostre città senza sole. Non credete che io, Tutankhamon, sia soltanto un rifiuto, un cadavere prosciugato del regno d'Egitto? Non pensate che queste mie labbra infantili e grinzose, senza acqua da millenni, potrebbero muoversi o lievemente per chiamare dietro tutte le nebbie e i miasmi di cui vivete quel cadavere immortale tondo nel cielo? Sono morto a 18 anni! Forse non ho consumato la mia voglia di giocare. Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Giorgio Manganelli con Tutankhamon. Tutankhamon era Carmelo Bene. Regia di Sandro Sequi.